Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Secondo la rivista specializzata The Hollywood Reporter non è ancora uscito, ma è già certo che sarà un bagno di sangue per la Paramount, economicamente parlando. Si tratta di Monster Trucks, diretto da Chris Wedge, un film che mescola azione dal vivo e computer grafica e per la sua realizzazione ha chiesto un budget di più di 100 milioni di dollari. La pellicola racconta l'amicizia tra uno studente appassionato di auto e una misteriosa creatura che ama la velocità. Nel cast, Lucas Steel, Jane Levy, Amy Ryan, Rob Lowe, Danny Glover e Barry Pepper. L'uscita del film è stata rimandata più volte, ma ora uscirà a gennaio negli Stati Uniti e a febbraio in Italia. Rimaniamo in casa Paramount, che forse si rifarà delle perdite previste con Monster Trucks grazie a Mission Impossible 6. Tom Cruise sarà sul set in primavera. La regia sarà affidata anche questa volta a Christopher McQuarrie. Sembra che il progetto fosse rimasto in attesa perché lo studio aveva chiesto a Tom Cruise di ridurre il suo compenso sia in qualità di attore che in quella di produttore. La trattativa si è ora conclusa e il sesto capitolo della serie dovrebbe alla fine arrivare al cinema nel 2018. Sempre per la pagina dedicata alle novità, sembra che si voglia riportare nella serie Fast and Furious il personaggio interpretato da Paul Walker, che ci ha lasciati 3 anni fa. L'ipotesi era stata accennata dai fratelli dell'attore, Caleb e Cody, che sono stati chiamati come controfigure per portare a termine le riprese del settimo film. Durante un evento di beneficenza, Caleb Walker ha raccontato di aver chiacchierato al telefono con Vin Diesel, che gli avrebbe chiesto di prendere in considerazione l'idea. Per finire vi segnalo un appuntamento, la 35esima edizione delle Giornate del Muto, che si tengono dal 1 all'8 ottobre a Pordenone. Ad aprire la rassegna c'è la divina Greta Garbo con The Mysterious Lady, diretto da Fred Niblo nel 1928, in cui l'attrice interpreta uno dei suoi ruoli preferiti, una affascinante spia. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!